Castelvetrano, circonvenzione di incapace autoriciclaggio, indagate tre persone dalle fiamme gialle. Mazzara Covo, Messina Denaro, sale a 6 il numero delle persone indagate dalla procura palermitana. Pantelleria, due immigrati clandestini rintracciati e arrestati dalla polizia. Mazzara Ospedale a Beleiello, Foggia chiede una seduta aperta e urgente di consiglio comunale. Mazzara, il bilancio approda in consiglio comunale, seduta convocata per il 9 agosto. Benvenuti al TG Vallo, prima pagina. Apriamo con la cronaca. Tre persone indagate a Castelvetrano per circonvenzione di incapace autoriciclaggio. I particolari nel servizio. Tre persone sono indagate per circonvenzione di incapace ad autoriciclaggio nell'ambito di un'indagine delle fiamme gialle del Comando Provinciale di Trapani e della Compagnia di Castelvetrano. Per i tre indagati è scattato il divieto di avvicinamento emesso dal GIP del Tribunale di Marsale, il contestuale sequestro preventivo della somma di 174.000 euro. Le tre persone, approfittando dello stato di infermità psichica nonché di fragilità e vulnerabilità, di un medico in pensione di Castelvetrano, non sposato e senza figli, gli avrebbero sottratto ingenti somme di denaro. In particolare una delle persone indagate, badante del medico, si sarebbe fatta cointestare un conto corrente dall'uomo, dal quale avrebbe poi disposto alcuni bonifici a favore di se stessa per 55.000 euro. La donna avrebbe anche acquistato beni di lusso e sostenuto altre spese utilizzando alcune carte di credito del proprio assistito e avrebbe convinto il medico a sottoscrivere un atto mediante il quale si sarebbe fatto attribuire a titolo di vitalizio la somma di 464.000 euro. Un altro indagato, cugino del medico, si sarebbe fatto rilasciare una procura speciale per prelevare attraverso bonifici ingenti somme sul conto corrente del congiunto, soldi successivamente reimpiegati in fondi di investimento e in parte utilizzati per spese personali, tra cui l'acquisto di un autoveicolo. L'indagine è stata coordinata dalla procura di Marsala. Sarebbero 6 in tutto gli indagati finora nell'ambito delle indagini sul capitolo mazzarese della latitanza del punto boss castelvetranese Matteo Messina Denaro. Oltre al già fermato Giuseppe Di Giorgi, sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati anche due fratelli, proprietari dei box del complesso residenziale in cui sarebbe stato ricavato un covo utilizzato da Messina Denaro. Si tratta di Sabrina e Giuseppe Caradonna, la prima moglie di Di Giorgi. Tra gli indagati risulterebbe anche una coppia proprietaria di un appartamento nello stesso complesso residenziale. Due arresti eseguiti dalla polizia di Trapani. Sentiamo. I poliziotti della squadra mobile di Trapani, in esecuzione di due provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, hanno arrestato due extracomunitari rintracciati nei giorni scorsi al largo dell'isola di Pantellerie ed accompagnati presso l'hotspot dell'isola da poco istituito. Uno dei due extracomunitari deve scontare 10 mesi di carcere per resistenza pubblico ufficiale e lesioni, mentre il secondo deve scontare 4 anni per spaccio di stupefacenti, rapine, false attestazioni e pubblico ufficiale. Entrambi tunisini, di cui uno resosi anche responsabile dell'incendio e danneggiamento dei locali dell'ex centro di permanenza Serraino Vulpitta, dopo essere stati arrestati sono stati trasferiti a Trapani alla casa circondariale. Il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno con delega ai Vigili del Fuoco Emanuele Prisco e il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Carlo Dall'Oppio, accompagnati dal prefetto di Trapani Daniela Lupo, hanno inaugurato il presidio rurale dei Vigili del Fuoco di Cussonacci. Ad accogliere la delegazione ministeriale a Cussonacci il sindaco Fabrizio Fonte e i sindaci dei comuni di San Vito Lo Capo, Edice e Valdelice, Buseto Palizzolo, questi di competenza del presidio rurale dei Vigili del Fuoco, oltre alle massime autorità civili e militari della provincia di Trapani, una nutrita rappresentanza di Vigili del Fuoco del comando di Trapani con il comandante provinciale. L'auspicio è quello di trasformare il presidio rurale stagionale in un distaccamento permanente H24.
Termina qui TG Vallo prima pagina, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News. Il presidente Francesco Di Liberti ha convocato il Consiglio Comunale di Mazara in seduta ordinaria per venerdì 9 agosto alle 9.30. All'ordine del giorno quattro punti. Si tratta della conferma dell'aliquota IRPEF per il 2024, la conferma delle aliquote di detrazioni IMU sempre per il 2024 ed inoltre il Consiglio Comunale esaminerà il documento unico di programmazione 2024-2026 e il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026. È una seduta aperta del Consiglio Comunale, è stata chiesta dal consigliere Francesco Foggia, primo firmatario della richiesta depositata all'ufficio di presidenza. Al centro della richiesta della seduta aperta lo stato in cui versa l'ospedale Abellaiello di Mazara. Sentiamo. Consigliere Foggia, ultimamente si è tornato a parlare insistentemente di ospedale Abellaiello, del suo presunto depotenziamento. Da qui la tua iniziativa affinché si tenga un consiglio comunale aperto per sviscerare tutte le questioni. Diciamo che una volta finite le elezioni ci siamo subito presi cura del nostro nosocomio. Sappiamo tutti che in questi giorni è argomento di discussione attraverso dei vari comunicati stampa, ma soprattutto attraverso anche delle lamentele degli operatori del settore, che l'ospedale ad oggi sicuramente soffoca per quanto riguarda le offerte sanitarie. Sappiamo che c'è un reparto nascite che rischia realmente perché ha pochi medici, sappiamo che ci sono medici che hanno chiesto l'aspettativa, medici che magari sono in malattia. E soprattutto ci sono anche diversi primari che operano magari e fanno pure le notti, cosa che non dovrebbero fare. Detto questo, il problema non è solo della pediatria o del punto nascita, c'è un problema della medicina, della chirurgia, della neurologia. E allora la politica tutta è chiamata con il solo obiettivo di unirsi e cercare di migliorare la nostra offerta sanitaria. Proprio oggi ho presentato presso la presenza del Consiglio Comunale la proposta di fare un consiglio comunale aperto, una donata urgente, con l'obiettivo di cercare di fare fronte a queste criticità del nostro ospedale. Detto questo, si chiede la voglia soprattutto e l'adesione di tutti i consiglieri comunali con il solo obiettivo di coinvolgere la politica territoriale, la politica regionale e l'ASP. Noi di solito in passato, quando Francesco Foggia era consigliere comunale, ha sempre organizzato consigli comunali importanti, pieni di contenuti. Questo sarà un consiglio comunale sicuramente dove sarà coinvolta tutta la politica, nessuno escluso. Quindi si chiede l'impegno ai partiti della nostra città e a tutti i riferimenti che ognuno di noi ha a cercare veramente di lavorare in maniera seria, concreta, perché noi non possiamo, dico, umiliare la nostra offerta sanitaria. Noi dobbiamo lavorare affinché il nostro ospedale funzioni da DEA di primo livello, perché noi ci siamo battuti in passato per farlo classificare da DEA primo livello. Infatti, oggi già alcuni consiglieri comunali hanno sottoscritto la mia proposta di fare questo consiglio comunale. Naturalmente si attendono le 10 firme, si attendono tutte le firme. Io spero che i consiglieri comunali ad unanimità sottoscrivono questa proposta con l'obiettivo veramente di lottare per una cosa seria, perché dico sempre che l'ospedale non ha colore politico. E a proposito dell'ospedale Abellaiello, c'è l'appello della UIL e della CISL di Trapani alla direzione generale dell'ASP trapanese per avviare un ragionamento con le organizzazioni sindacali affinché si pensi a una riorganizzazione del personale medico che possa salvare i reparti medici a rischio chiusura o a rischio clinico. Non possono essere lasciati al loro destino i cittadini utenti, al personale medico e di comparto del punto nascita di Mazara e di tutti
tutti quei presidi a rischio chiusura e drammaticamente a rischio clinico, si legge in una nota. La pediatria e il punto nascita mazzaresi, ad esempio, stanno per arenarsi definitivamente ad una possibile conclusione di arresto operativo per la mancanza di unità di dirigenti medici. Sarebbe necessario autorizzare sin da subito chi ha fatto espressa richiesta di prestare la propria opera presso il presidio ospedaliero di Mazara. Intanto un delicato intervento chirurgico è stato eseguito nelle ultime ore dall'equipe multidisciplinare delle unità operative complesse di ginecologia e chirurgia dell'ospedale Abele Aiello su una paziente di 42 anni. L'equipe ha proceduto all'asportazione di una massa tumorale di natura benigna di oltre 5 kg che comprimeva l'addome. Le condizioni della paziente sono buone, il decorso clinico è regolare. Termina qui TG Vallo News, ci siamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo terza pagina. Riparte l'iter per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico extraurbano su autobus. Sul sito della Regione Siciliana è stato pubblicato un decreto tecnico per la decisione di contrarre, firmato dal dirigente generale del Dipartimento delle Infrastrutture e Trasporti. La procedura riguarda 4 lotti, tra questi quello relativo a Palermo-Trapani. È prevista l'applicazione della clausola sociale, ovvero l'impegno delle aziende subentranti ad assorbire il personale già adibito ai servizi di trasporto che sono oggetto della procedura. La durata della concessione è di 9 anni. Ed ora vogliamo raccontarvi la storia di una mazzarese, la signora Mariangela Foggia, che a 39 anni si è laureata in scienze dell'educazione e della formazione. La cosa che volevo evidenziare, scrive una nota la signora Foggia alla nostra redazione, è che niente è impossibile. Sono sposata e ho 3 figli. Ho lavorato e badato alla mia famiglia per tutto il periodo universitario, riuscendo a laurearmi nella prima sessione di laurea non online ma di presenza con i ragazzi 19enni e 20enni. Quello che volevo trasmettere ai ragazzi di oggi è che niente è impossibile, la cosa importante è avere un obiettivo e continuare nonostante le difficoltà della vita che ci riserva ogni giorno, scrive ancora la nostra concittadina alla quale facciamo i nostri auguri. Pubblicato dall'assessorato ai servizi sociali di Marsala l'avviso pubblico relativo alla procedura di accreditamento di enti promotori pubblici e privati al fine di realizzare tirocini di inclusione sociale per i beneficiari dell'assegno di inclusione per utenti in simili condizioni di disagio economico. L'azione è inserita nell'ambito del piano di attuazione locale PAL 2018 programmato a valere sulle risorse della quota servizi del fondo povertà. L'accreditamento per gli enti che aderiranno sarà di 18 mesi più un'eventuale proroga di 12. L'istanza di accreditamento deve pervenire al comune marsalese entro il prossimo 16 agosto. Ed è tutto, vi lascio alla programmazione in onda sui nostri canali, grazie per averci seguito, arrivederci. We'll be right back.